Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora oggi video recensione di tre prodotti random, palesemente random perché non avevano altri a cui accoppiarsi in altri video. Sono tre prodotti, iniziamo subito. Il primo prodotto di cui voglio parlare è questo smalto della Yves Rocher. Della linea si è cancellato un attimo che recupero l'informazione sul mio quadernino degli appunti della linea Vivre effetto Schimmel numero 3 Champagne Rose Giver I don't know, non parlo francese. È questo smalto stracolmo di glitterini in questo rosa chiarissimo champagnino, proprio un rosa pelle, molto carino, veramente molto carino. Come tutti gli smalti di Yves Rocher con questa nuova confezione, ha il pennellino grande, importante, che si apre completamente sull'unghia, distribuisce in modo uniforme il colore sull'unghia e praticamente con una sola passata hai fatto la manicure. Io la seconda passata non la do mai, se non sul ditone grande del piede, perché ovviamente essendo più grande una sola passata non ce la può fare, poverino. Però per il resto sulle mani un'unica passata e io ho fatto la mia manicure. Ha una stesura, abbiamo detto, facile e ha una durata pessima, dura 2 giorni netti. Non so perché ha questo effetto tipo sabbiolina anche al tatto, perché è un effetto, dopo ve lo faccio vedere, è un effetto sabbia semi-opaca con i glitter che si vedono, quindi è la parte luminosa dello smalto. Probabilmente questa sabbiolina all'interno non permette un grip forte sull'unghia e si sbiecca veramente in 2 giorni netti, però di contro l'asciugatura è rapida, quindi se eventualmente sbecchi un'unghia puoi toglierlo, rimetterlo e fare altri 2 giorni. Una volta ci ho provato, bastardissimo. Allora, contiamo le 10 unghie, ok? Metto lo smalto, dopo 2 giorni mi si rovina questa, lo tolgo e lo rimetto. Il giorno dopo mi si rovina questa, tolgo e rimetto. Dopo, quindi erano passati 4 giorni. Al quinto giorno di smalto, praticamente tutta l'altra mano tutta sbeccata. Quindi ho fatto, vabbè, non fa niente, togliamo tutto e amen. È arrivato al quinto giorno. Però è un pochino fastidioso sotto questo punto di vista. Questo è il colore appena messo, non ancora asciugato, quindi si vede che è lucido. Dopo vi farò vedere l'effetto asciutto di questo prodotto. Mentre parliamo del resto lo terrò sotto controllo. Secondo prodotto di cui voglio parlare in questo video è questo shampoo della Schultz, della nuova linea shampoo ristrutturante con camomilla, pappa reale, germe di grano senza SLS, parabeni, siliconi, coloranti chimici, oli derivanti dal petrolio, 100% camomilla bio, cura dei capelli chiari, naturale, efficace, sicura e delicata, grazie all'utilizzo della migliore camomilla, capelli secchi e trattati. Dal 1900 i laboratori Schultz studiano le eccezionali proprietà schiarenti e addolcenti della camomilla. Il risultato è un estratto di camomilla bio che Schultz utilizza per tutti i suoi prodotti e ha caratteristiche uniche. Proviene da sole culture biologiche a garanzia della totale assenza di prodotti chimici indesiderati. Viene estratto dalla sezione del migliore piante di camomilla. È ottenuto da soli capolini. Segue il metodo di estrazione a freddo che permette di mantenere inalterate le proprietà schiarenti e addolcenti della pianta. Lo shampoo ristrutturante Schultz aggiunge alle caratteristiche uniche de della camomilla le proprietà più preziose dei più preziosi elementi naturali: germe di grano, rigenera il capello secco, sfibrati. Da colorazioni e agenti esterni, grazie alle sue proprietà idratanti. Inoltre, i suoi aminoacidi formando legami con la cheratina dei capelli, conferiscono corposità e pettinabilità, creando un film protettivo sul capello. Pappa reale, alimentando le fibre capillari, fornisce
nutrimento ai capelli e combatte l'inaridimento, donando brillantezza e flessibilità. Grazie all'azione combinata dei tre attivi naturali, lo shampoo ristrutturante Schulz assicura il nutrimento fondamentale dei capelli chiari, secchi e trattati, ristrutturandone la fibra per i capelli morbidi e setosi, brillanti e riflessi naturali. Allora, è un prodotto nella boccetta classica da 250 ml, ha il classico profumo importante alla camomilla che è buonissimo, io lo amo, lo adoro. La Schulz è uno dei miei prodotti, delle mie linee preferite di shampoo alla camomilla e ne ho provati di ogni, anche quelli di erboristeria, fatti homemade, la qualunque ho provato. Per me la migliore è questa linea. Uso e ho usato lo shampoo classico alla camomilla, il balsamo, sto usando ancora, sono la seconda confezione, la maschera della linea ristrutturante, quindi questa linea qua con pappa reale e germe di grano, buonissima, mi piace tantissimo anche quella. Alla fine ho voluto anche provare, visto che mi era piaciuta la maschera, ho voluto provare lo shampoo ed è favoloso, nutre i capelli in profondità, dopo i capelli sono morbidi, belli strutturati, lava benissimo il capello, non c'è bisogno di insistere con prodotti prima, dopo, per poter lavare bene il capello, anche se il capello non parte a livello pulitissimo. Mi piace tantissimo, preferisco la versione solo con la camomilla perché rilascia sul capello un profumo più intenso di camomilla, però per quanto riguarda le caratteristiche ristrutturanti di questo prodotto è eccezionale. L'unica pecca, dopo pochissimo, fortunatamente ero già verso la fine, si è squarciata la confezione, non so se si vede, è un po' di prodotto defluito, stavo attenta quando lo mettevo, però ovviamente un po' alla volta colava, però per il resto buonissimo. Ultimo prodotto per questo video è questo campioncino della Bottega Verde, Mela Verde Lime Shampoo purificante, leggerezza, lunga durata, senza parabeni, coloranti e siliconi, con succo di mela verde e lime per capelli normali tendenti ad ingrassarsi. Non si sente più il profumo, si sentiva questo profumo tipo di menta dent che fanno la pulizia della mela da Ready C, e questo lime fortissimo che veramente ti dava una botta di vita sotto la doccia, wow! Effettivamente questi due prodotti insieme, quindi questo shampoo aiuta a... forse per il mio capello un pochino troppo, sgrassa eccessivamente, però tipo hai quell'effetto capello super pulito che poi si insozza nel giro di pochissimo di nuovo, però all'inizio hai questo senso di... super pulito, tutti i capelli sono al tatto, non hanno più nulla di vivo, è quasi un capello finto perché è pulitissimo. Una volta ogni tanto, anche per dare uno shock al cuoio capelluto, uno shampoo del genere può aiutare a riequilibrare un attimino il sebo. Ci sono periodi in cui, o perché nelle case fa troppo caldo, esci fuori, vai al lavoro e fa ancora più caldo, il capello inizia, il cuoio capelluto inizia a secerbere, si dovrebbe dire, credo di no, più sebo del previsto. In queste occasioni, pulendo i capelli con un prodotto del genere, anche questo, perché a me è piaciuto moltissimo questo shampoo, dai uno shock un attimo al cuoio capelluto e si ristabilisce, dopo continui con i tuoi shampoo normali e tutto regolare. Quello mi è piaciuto veramente molto. Ok, volevo farvi vedere un attimo che lo smalto della Yves Rocher si è asciugato e quindi si vedono bene i brillantini e si ha questo effetto sabbia molto carino sull'unghia. Ok,
Anche questo video di recensione finisce qui, io spero che ti siano state utili. Se ti sono state utili, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, qui nell'ultima schermata e giù nell'info box c'è il tastino per l'iscrizione. Io ti invito ovviamente a cliccarci. E nulla, ti ringrazio per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!